Bene, abbiamo finito questa seconda parte ed entriamo adesso in una sezione ampia, romanticismi e realismi. E partiamo con questo quadro meraviglioso, uno dei quadri a cui sono più legato di questa mostra. Si chiama Mare al chiaro di luna, viene dalla Hamburger Kunsthalle di Amburgo, quindi nel nord della Germania, che è il museo che nel mondo raccoglie il maggior numero di opere di Caspar David Friedrich, il grande pittore tedesco. Questa sezione racconta il passaggio, siamo ovviamente entrati nell'Ottocento. L'Ottocento è il cosiddetto secolo della natura, perché l'Ottocento, finalmente, lo dico con grande partecipazione, finalmente nell'Ottocento la natura conquista completamente la scena, e lo fa in tutto il mondo. Perché adesso vedremo che questa sezione è organizzata in un modo molto particolare, mescolando e unendo le versioni che si fanno negli Stati Uniti, che si fanno in Scandinavia, che si fanno in Francia, che si fanno in Belgio, in Polonia, in Romania, in Ungheria. Tutto lo scacchiere mondiale è convocato in questa sezione, soprattutto sul tema e sul senso della pittura di realtà. Ma prima di questo abbiamo questo passaggio fondamentale del romanticismo. E se noi torniamo indietro un momento e ci ricordiamo adesso il nome di Poussin, beh, ci ricordiamo che Poussin ha fatto dei quadri straordinari, soprattutto negli anni 50, nei primi anni 60 del 600, lavorando sull'idea dei grandi cieli, dei temporali, tutto quello che è diventato la categoria del sublime che sta alla base ovviamente della pittura di Caspar David Friedrich e naturalmente di quell'altro grande pittore straordinario romantico che è stato William Turner. Allora, una nuova categoria. L'immagine che nella natura ci sia completamente proprio l'idea spirituale. E anche qui è interessante pensare a una cosa. Friedrich, che oggi è considerato uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, i cui prestiti peraltro sono difficilissimi, questo è un quadro enorme, Friedrich ha fatto quasi sempre quadri molto piccoli, questo è un quadro di quasi 2 metri, che ci mette in contatto, siamo nel 1836-37 e lui muore nel 1840, quindi siamo alla fine della vita di Caspar David Friedrich, ci mette in contatto con questa idea che la realtà debba essere raccontata catturando i singoli fenomeni, ma che la realtà debba essere anche interpretata dal punto di vista squisitamente e schiettamente spirituale. In una bellissima lettera inviata nel marzo, il 27 marzo per la precisione, del 1801 a Wolfgang Goethe, Friedrich parla di questa grande matassa scura che c'è dentro l'anima del poeta e del pittore, una grande massa oscura che va viaggiata, ci si viaggia dentro a questa grande massa oscura, ci si viaggia dentro, la si vive e alla fine la si racconta. E la bellezza che viene raccontata è proprio questo viaggio dentro l'interiorità. Il paesaggio in Caspar David Friedrich si fa interiorità. È lì dentro che nasce il paesaggio moderno. È lì dentro che addirittura noi possiamo trovare le radici addirittura di un certo tipo di astrazione novecentesca. Dentro a queste grandi stesure, che sono stesure, guardate, osservate bene questo quadro, che potrebbero quasi far rovesciare i due elementi, come in una sorta di visione specchiata, con le due vele al centro, la luce della luna che si deposita piano e si sospende silenziosa, perché il silenzio è un altro tema, un altro argomento, un altro elemento fondamentale nella pittura di Friedrich, quella luna che si appoggia, si adagia sul mare in una prima notte, in una prima luce, e questa luce verdastra di una sorta di laguna in primo piano e che si eleva con una pittura che è fatta di una trama, di una tessitura leggerissima, piena d'acqua, per simulare con il tono della pittura
quella acquaticità, quella umidità che però si sospende. È diversa questa immagine da una di Turner che vedremo immediatamente dopo. È diversa perché sono situazioni, l'una che si disperde, l'altra che si raccoglie e si rapprende, pur se l'elemento dell'acqua, l'elemento della umidità, l'elemento della nebbia sembrerebbero i medesimi. Invece non è assolutamente così. Allora il cielo può diventare l'acqua, l'acqua può diventare il cielo in questa visione che si doppia completamente, perché lì, in quello spazio di natura, esiste appunto l'elemento spirituale. E allora adesso, in modo brevissimo, voglio farvi ascoltare una sorta di prescrizione in uno scritto che ho scovato di Caspar David Friedrich, che parla proprio di questa adesione alla spiritualità, il consegnarsi completamente alla pittura come a una missione. Ascoltiamo Caspar David Friedrich. Vuoi dedicarti all'arte? Se senti la vocazione a consacrarle la vita, oh, presta allora ascolto alla voce del tuo intimo, poiché essa è l'arte in noi. Guardati dalla fredda erudizione e dal cavillare sacrilego, perché uccidono il cuore, e quando il cuore e il sentimento sono morti negli uomini, l'arte non può dimorarvi. Conserva la tua sensibilità pura e di fanciullo. Segui la voce della tua interiorità, giacché essa è il divino in noi e non può trarci in inganno. Devi guardare con i tuoi occhi e restituire fedelmente gli oggetti così come ti appaiono. E il modo in cui tutto agisce su di te, riproducilo nel quadro. Lo spirito della natura si manifesta a ogni uomo in modo diverso. Nessuno può dunque imporre ad altri la sua dottrina e le sue regole come legge infallibile. Nessuno è misura per tutti. Ognuno è misura solo per sé e per i pochi o i molti che a lui sono affini nell'animo. Così l'uomo non è per l'uomo modello incondizionato, ma è il divino, l'infinito, la sua meta. L'arte è infinita, limitati sono il sapere e il potere di tutti gli artisti. Devi tendere al sublime e al magnifico se vuoi giungere al bello.